e ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano. E siete così belle e giovani, qual è il problema? Ci arrivi anche tu, amore. Lo so che ci arrivi pure. Un giorno ero come te, un giorno che Allora, innanzitutto benvenuti ad Alfedena, siamo in un paesino dell'Abruzzo, penso che l'abbiate saputo, ed è un paesino che fa parte del Parco Nazionale dell'Abruzzo. Quale sarà il programma della giornata? La messa ad Alfedena, spero una bella magnata. E un po' di divertimento. Va bene, grazie. Stiamo preparando un rinfresco per accogliere tutti i nostri ospiti di oggi e per farli rinfrescare dopo la camminata che hanno fatto. Sì. No, Maria, non li mettici i bicchieri sopra perché altrimenti cascano. Quindi ogni tavolo, vediamo qual è il tavolo che vince. Stanno arrivando, ora stanno uscite. Stanno là, sono uscite, signora, le patatine. La musica non c'è che mi sono tradito. Vediamo chi indovina questa. Torero. Torero, no, sbagliata, la signora con la maglia celeste. La signora. Tu vuoi fare l'americano, no. Un carnello e una bambola, no! Proviamo a farla ripartire! Maruccello! No! Guido da là, tavolo! Io mamma e tu, no! Di nuovo la musica! Chi cammino di giorno? Brava la signora! Quindi per ora siamo un punto al tavolo del signore con la maglietta rossa e un punto per... Siamo con la presidente di Uniti, uno dei partner di Agenzia di Cittadinanza. Il significato di iniziative come l'Agenzia di Cittadinanza e di momenti di aggregazione come questo? In realtà Agenzia di Cittadinanza, diciamo, consente agli anziani di vivere dei momenti di socializzazione, di solidarietà e soprattutto in un incontro intergenerazionale, perché per esempio relativamente alla mia associazione Uniti, che opera dal 2005 quasi esclusivamente con le persone della terza età, e creare questi momenti di incontro nonno-nipote che permette la possibilità, diciamo, di avere di sentirsi da un lato coccolate, perché è la sensazione di essere curato, perché spesso sono persone sole di cui nessuno si prende cura perché sono sole proprio, o perché i familiari o i parenti non prestano particolare attenzione. Quindi loro sono alla ricerca di momenti di socializzazione e di solidarietà, e Agenzia di Cittadinanza offre questa possibilità. Prima cosa per socializzare, poi per non restare soli in casa, siamo andati. Eravate già stata ad Alfedena? Io sì, anni, ma più di 20 anni fa, sì. Però a Cittadella Alfedena, sopra in montagna proprio, dove sta una bella piazza, qua i vecchi, qua i giovani. Ah, sì. È brutto. All'epoca però stavo in mezzo ai giovani, adesso andrei in mezzo ai vecchi. E perché? È perché stavano i vecchi. Ma bisogna mischiarsi però. E vabbè, ma lei era proprio... Lei era proprio... Perché i giovani non si mischiavano. No, è brutto questo.
poi. Perché no, ma io non volevo essere, sto facendo una domanda a lei. Non si mischiavano, perché i vecchi giocavano a carte, giocavano. E i ragazzi facevano musica, queste cose così. E invece adesso non è bello così, perché si non è bello, perché giustamente i giovani devono stare insieme alle persone anziane. Sì, ci vuole integrazione. Ci vuole integrazione, ci vuole tutto. Perché sono importanti queste gite sociali, soprattutto per le persone più anziane? Per farci conoscere, per stare insieme, la prima cosa. Farci conoscere tante cose che non sappiamo. Infatti io lo sapevo questo posto e sono venuto oggi e sono contenta. E siamo al fresco. Siamo al fresco, l'aria bellissima, una bellissima villa, proprio bella. All'interno di questo progetto noi ci occupiamo anche dell'attività di assistenza leggera, che può consistere nell'accompagnare un anziano a fare la spesa, oppure anche semplicemente una passeggiata, tutto quello, o chiedere al medico di fare una ricetta, andare a fare in farmacia, tutte quelle attività che sembrano banali, ma per chi è in una condizione di fisico disagio e anche di morale abbandono, a volte sono decisamente molto importanti. Ma secondo voi l'Italia è un paese razzista? Sì. Sì. Io sono nata, purtroppo amo l'Italia, però sì. Cioè facciamo in modo che tutte le varie realtà, ragazzi più appartenenti a famiglie tranquille, alcuni un po' anche purtroppo di situazioni difficili, ecco, stanno insieme per scoprire sia l'amicizia, ma anche per ritrovare proprio questa unione con la natura. E questo luogo dove ci troviamo è proprio il luogo che noi chiamiamo Shekinah. Shekinah cosa significa, ragazze? Ditelo voi. Tenda. La tenda, che vuol dire la tenda? Chi incontriamo? Gesù. Ecco, vedete, questo è il luogo dove tutti noi che siamo qui veniamo per incontrare Gesù. Allora perciò ho detto a Delbia, è vero che era più comodo farlo giù, però come in tutte le cose, un piccolo cammino, un pellegrinaggio, no? Però ci porta poi all'incontro con Gesù veramente. Qui è un piccolo angolo di paradiso dove Gesù si sente presente nella natura ed è presente in mezzo a noi. Allora, proprio con questo desiderio nel cuore, incontrare Gesù. Mario! Sì. Tuo marito ti vuol portare qua, lasciati qua. Allora, abbiamo fatto questa salita, questa discesa. È dura. Però ritorno con la navetta. Sì, però c'è l'aria ossigenata. Sì. Vediamo chi è, facciamo una prova pulsanti, voglio vedere tutti i battiti delle mani sul tavolo. Ok, va bene. Bello. Allora Mario, come andiamo? Benissimo, posto favoloso. Perché queste iniziative sono importanti per le persone anziane? E per il movimento, soprattutto per l'aria buona. E poi ovviamente uno che viene dalla città ha bisogno di un po' di verde, un po' di relax. Elia, allora vogliamo dire qualcosa? Bene, con l'Agenzia Cittadinanza ce l'abbiamo fatta, siamo ad Alfedena in questo posto pieno di verde, circondato dal silenzio, dall'aria buona e finalmente siamo arrivati qua, abbiamo un ricco programma da fare durante l'arco della giornata. Perché questi momenti sono importanti per le persone anziane? Importantissimi perché si socializza, ci si incontra, ci si rivede. Addirittura poco fa sentivo una signora diceva siamo tutti una famiglia ma non ci vediamo mai. Questa occasione siamo tutti quanti insieme. Sono contenta. Quindi bisognerebbe fare molto. Sì. Un po' più spesso forse. Perché ci sono molte persone anche sole che stanno in casa. Invece venendo a fare queste cose sta in compagnia, si stanno un po' meglio. Ci conosciamo tutti. E ora dove? Come va la giornata? Adesso vediamo fino alla fine, come va? Io penso. Ora che cosa faremo? Adesso andiamo ad ascoltare prima la messa. Prima la messa, che è una cosa importante. Poi andiamo al rifugio.
lì pranziamo. C'è il pranzo. E poi pomeriggio andiamo scendiamo giù, in paese. Quindi più di questo non lo so, questo è il nostro programma, poi se c'è qualcosa in più, allora. Non lo so. Veramente sono contenta perché non ci sono mai stata. Mi piace. Quindi i giovani di adesso sono di meno. I giovani di adesso non si importano di portare una ragazza di colore in casa, la portano e zitto. Ai tempi miei il mio ragazzo dice finalmente ho detto a papà se ti può conoscere. Addirittura? Sì. Ai tempi miei. E non era neanche proprio tanto brutto, quindi. No. Papà, il papà non ci piaceva l'abbronzatura. Non c'è l'inquinamento che ci sta a Napoli. No, c'è proprio niente, c'è solo l'odore di bergamotto. È bellissimo. Eccoli qua. Bellissimo proprio. Dove si va questo odore che pure alla strada si sente questo odore. Per lo meno io sono contenta. E ringrazio anche la stazione che ci ha portato. Diceva Francesco che oggi dobbiamo avere le mani sporche. Non le mani sporche della politica o le marione. Le mani sporche di umanità, e cioè non dobbiamo, se vediamo una persona che ha bisogno, se vediamo una persona che sta in difficoltà, non dobbiamo girarci, ma non solo, ma dobbiamo cercare di chiedere al Signore come vorrei che fosse fatto a me, così io devo fare all'altro. Ecco, toccare allora significa aiutare l'altro senza paura di sporcarsi. Risplende intorno a me. Ci ha dato il cielo.